Salve, sono Marta Soli, docente di latino al biennio dell'attuale classe terza B del Liceo Classico e Linguistico Muratori San Carlo di Modena e coordinatrice del progetto che ora vi presentiamo dal titolo Lucrezia Borgia e Alfonso d'Este tra virtus e voluptas, tra virtù e piacere. Questo progetto è stato svolto l'anno scorso dall'attuale classe terza B e riguarda due oggetti appartenenti rispettivamente a Lucrezia Borgia, quella grande Lucrezia Borgia, 1480-1519, e al suo terzo marito, Alfonso d'Este, duchi di Ferrara, Modena e Reggio. Quando l'archivio di Stato di Modena, diretto dalla dottoressa Patrizia Cremonini, ci propose, nell'ambito delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Lucrezia Borgia, 1519-2019, di approfondire alcuni aspetti della figura di Lucrezia, rispondemmo con entusiasmo, grazie all'aiuto e alla consulenza di due funzionari dell'Archivio di Stato di Modena, dottoressa Annalisa Sabattini e dottor Riccardo Pallotti. Essi, anche svolgendo lezioni in classe, ci hanno proposto di approfondire. Una lettera autografa di Lucrezia Borgia al futuro suocero Duca Ercole I d'Este, conservata nell'archivio di Stato di Modena e datata 17 settembre 1501, e poi lo studio di una cornice di uno specchio appartenuto ad Alfonso d'Este ed ora conservato al Victoria and Albert Museum di Londra. Tale cornice riporta incise figure di animali e di altri oggetti simbolici, seguendo la parte sinistra della cornice, attraverso animali simbolicamente positivi, si arriva in cima alla cornice a un angelo. Se viceversa si segue la parte destra, percorrendo animali considerati viziosi, si arriva a un eloquente scheletro. Abbiamo allora approfondito il significato degli animali della cornice come riportato dai bestiari, cioè cataloghi di animali reali e fantastici, a cui dal Medioevo in poi si attribuirono vizi e virtù tipiche degli uomini. Ringraziamo dunque i funzionari dell'Archivio di Stato, dottoressa Annalisa Sabattini e dottor Riccardo Pallotti, e ringraziamo moltissimo gli alunni dell'attuale classe terza B che hanno rinverdito il progetto studiato nello scorso anno scolastico e hanno prestato la loro voce per commentarci le slide che vedremo. Buona visione! Buongiorno, sono Beatrice Prampolini della classe terza B per trattare la biografia di Lucrezia Borgia in ambito del progetto. È opportuno ricordare che ella nacque nel 1480 nei pressi di Roma dalla madre Vanozza Cattanei e dal padre Rodrigo, il quale fu eletto Papa Alessandro VI nel 1492. Le cronache riportano che Lucrezia sposò in prime nozze il signore di Pesaro Giovanni Sforza nel 1493, matrimonio che ebbe breve durata e fu annullato pochi anni dopo dal Papa stesso. Le seconde nozze di Lucrezia furono celebrate nel 1498 insieme ad Alfonso d'Aragona, il quale fu ucciso in una congiura che probabilmente fu guidata dal fratello della Borgia stessa, il duca Valentino, per ragioni politiche. Rimasta di nuovo vedova, fu designato come terzo marito Alfonso d'Este, figlio del duca Ercole I della casata d'Este. Le stesse clausole del matrimonio sono state per noi oggetto di studio. A causa della morte del padre, inoltre, e del fratello Valentino, il potere della famiglia Borgia crollò. Tuttavia, nel 1505, Lucrezia e Alfonso divennero duchi di Ferrara. Lucrezia inoltre fu sempre più legata alle sorti del ducato estense, prendendone le redini durante le assenze del marito. Si svolsero negli anni tra 1509 e 1530 le guerre d'Italia e Lucrezia Borgia morì il 24 giugno del 1519, molto giovane, all'età di 39 anni.
Sono Sara Careti della classe terza B del liceo Muratori San Carlo e analizzando le nozze tra Alfonso e Lucrezia dal punto di vista di Papa Alessandro VI, egli intendeva perseguire precisi obiettivi politici, quali assicurarsi l'alleanza con il Ducato di Ferrara, che era uno stato solido ed ubicato in un territorio strategico, consolidare le conquiste del figlio Cesare in Romagna, assicurandosi il sostegno militare degli Estense contro Venezia e rafforzare l'alleanza con la Francia, alla quale gli Estensi erano tradizionalmente legati. I vantaggi politici però non mancavano di certo nemmeno per Este. Il duca Ercole I era infatti consapevole di poter consolidare il proprio ruolo politico, rafforzando i legami con il Papa, che all'epoca era sovrano di Ferrara, e con il re di Francia, alleato di Cesare Borgia nella lotta per il predominio sulla penisola. Inoltre a Ferrara non mancavano di certo i nemici dei Borgia, che all'epoca erano molto potenti, e i sospetti sull'integrità morale di Lucrezia, alimentato dai numerosi pettegolezzi che si erano diffusi all'interno delle cancellerie italiane. Il duca Ercole I, quindi, per acconsentire alle nozze, avanzò forti pretese, tra cui una dote altissima di 100.000 ducati, i castelli di Cento e della Pieve, gioielli e altri oggetti preziosi per 75.000 ducati, una riduzione del censo annuo da 4.100 ducati e infine l'investitura diretta del feudo di Ferrara per tutti i discendenti maschi di Lucrezia e Alfonso. Modena come Reggio all'epoca appartenevano al Sacro Romano Impero, per cui erano stati concessi come feudi agli Este dall'imperatore, mentre Ferrara apparteneva invece allo Stato della Chiesa, per cui era stata concessa invece che dall'imperatore e dal Papa. Buongiorno, sono Riccardo Pallotti dell'Archivio di Stato di Modena. Nell'ambito del progetto dedicato a Lucrezia Borgia, portato avanti con i ragazzi della professoressa Marta Soli, abbiamo potuto esaminare alcune lettere provenienti dai carteggi di Lucrezia conservati all'Archivio di Stato di Modena. Le lettere esaminate riguardano le trattative tra Roma e Ferrara, le nozze di Lucrezia Borgia con Alfonso d'Este, celebrate nel 1501. Queste nozze fruttarono innumerevoli vantaggi politici alla corte estense. In primo luogo, la forte riduzione del censo, ovvero quel tributo annuale che gli estensi dovevano al Papa per il riconoscimento dei propri diritti signorili su Ferrara. Grazie. Salve, sono Viola Bellodi, allunna dell'attuale terza B del liceo classico Muratori San Carlo. Vorrei presentarvi la lettera di Lucrezia Borgia ad Ercole I d'Este, duca di Ferrara. Questa lettera è stata scritta a Roma il 18 settembre 1501 e in questa lettera possiamo notare un chiaro riferimento al negozium matrimoniale che era in atto in quelle settimane. Inoltre vi è un chiaro richiamo alla lettera di Gerardo Saraceni ed Ettore Bellingheri, entrambi ambasciatori estensi presso la curia papale durante quel tempo. Grazie per avermi ascoltata. Illustrissimo ed eccellentissimo mio Signore, et Patro Observantissimo, con ogni cura e attenzione per lettera credenziale de Vostra Eccellenza, in persona di Messer Gerardo Saracini e Messer Hector Bellinghero, ambasciatori di quella, ho inteso quanto per ordinazione de Vostra Illustrissima Signoria mi hanno prudentissimamente riferito del che a precipuo ed a ogni sua paterna e cordiale dimostrazione verso da me. Desiderosissima di servirla, ne ringrazio l'eccellenza vostra quanto posso. Quanto alle altre particolarità da negoziare con la santità del nostro Signore, ne sforzano oltre, lo esecuto giusto al mio debito. Io ogni reverenza e celerità osservar li mandati di quella come più diffusamente per lettera dei dicti oratori Vostra Eccellenza vedarà alle quali del tutto mi rimetto e alla vostra illustrissima signoria
basando la mano umilmente, mi raccomando. Di Roma, AD, 18 de settembre, de vostra illustrissima signoria, obbediente figliola e servitrice, Lucrezia Estensi de Borgia.